privilegiato benvenuti. Questa settimana vi portiamo al Salone di Ginevra, ma lo vedremo in un modo particolare, in un modo un po' riverente, in un modo tutto nostro. E allora andiamo a scoprirlo. Beh, a Tonale hanno parlato tutti. Sappiamo che le prossime si chiameranno Gavia, Falzarego, eccetera. Altra grande novità del gruppo Fiat è la piccola elettrica, che prefigura anche la nuova Panda. Si parla di autonomia fino a 500 km, a step successivi. Vedremo. Ferrari F8 Tribute 8 cilindri, 720 cavalli, velocissima, erede della 488 GTB, una macchina che arriva a 340 km/h. Peugeot 208, tre versioni, benzina, diesel e quella nuova elettrica E208 con 136 cavalli e batteria da 50 kW. La Tesla Model 3 se la dovrà vedere con la Polestar 2, che è il marchio premium della Volvo. Trazione integrale, due motori elettrici, oltre 400 cavalli. Prezzo annunciato 59.000 euro, non poco. Restyling per la Volkswagen Passat per affrontare tutte le nuove concorrenti. La Mercedes ce le ha. Shooting Brake, bella, ma anche questa costerà abbastanza caretta. La BMW invece elettrifica tutti i suoi modelli, serie 3 e serie 5 in versione plug-in. La 760i adesso un frontale importantissimo. Mitsubishi Engelbert, una vettura tutta da scoprire, è fuori strada, probabilmente l'erede del mitico Pajero. La L200 invece è per chi vuole lavorare bene. Skoda Kamiq è il mini SUV adatto a tutte le famiglie, mentre in casa Honda la Urban EV è la mini elettrica per la città, agile nel traffico, entrerà in produzione a fine 2019. Primo modello esclusivo per il marchio Cupra, è un crossover sportivo. Subaru presenta anche lei un modello elettrico. La Tata, invece, avendo escluso dal salone i propri marchi Jaguar e Land Rover, presenta diversi modelli, anche essi elettrici, ma i bambini, visto il nome, saranno bene a bordo. Memore che tutti i Dammaghi degli anni 60 erano sulla propria meccanica, la Volkswagen ne propone una rivisitazione. Invece rivisitazione delle Porsche Speedster per la Smart, che presenta questo prototipo, naturalmente elettrico. Pininfarina presenta la Battista. Una supercar straordinaria. Oltre alla sportivissima Valkyria, Aston Martin presenta la All Terrain Concept, un lussuosissimo SUV completamente elettrico a zero emissioni e dotato dei più moderni sistemi di guida a robot. Entrerà in produzione nel 2022. Lamborghini continua ad aggiungere nomi e potenze ai suoi modelli. E la Porsche ha presentato la 992 Cabriolet, l'avevamo già vista. E così è bello vedere questa 911 2000. La Bugatti non ha più limiti, la Voiture Noire costa 11 milioni di euro. Panoramica di Citroën che festeggia il centenario. AMI One Concept ha un design unico e un'autonomia di 100 km con la possibilità di ricarica in due ore. Particolare è l'apertura della portiera del passeggero controvento. Anche Bentley festeggia i 100 anni dalla nascita del marchio presentando la Number 9 Edition, la serie speciale della Continental GT, ispirata alla storica vettura che corse a Le Mans nel 1930 con il numero 9. Verrà prodotta in soli 100 esemplari. Kia, oltre a rinnovare la Soul elettrica, presenta un concept davvero sportivo con la particolarità del muso a naso di tigre. La Brabus, oltre alle elaborazioni su base Mercedes, presenta dei restauri meravigliosi, come questa 286 Cabrio. E adesso passiamo alle vetture speciali. Un'auto dal nome impronunciabile ripropone il design di Walter da Silva. Bentornato! Per i nostalgici delle vecchie Land Rover, che ci saranno sempre, molti preparatori hanno proposto delle elaborazioni e restauri. Shadi Persia si chiama questa bellissima cabriolet che ricorda la Maserati fatta per il sovrano e proposta dalla carrozzeria Turi. Diamo anche un'occhiata alla Edon Green Zanturi, particolare, automatica, V12, il motore 601 cavalli. Bello anche questo strano tipo, specie di camper. CFG Style è il nuovo marchio di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, che con la loro Kangaroo propongono anche dei cerchi della MAC, dal nome speciale. MAC è un'azienda italiana molto vivace.
Aurus Senat, la vettura del presidente Putin, propulsione ibrida, motori però realizzati in collaborazione con Porsche, linee spudoratamente Bentley e Rolls. Piëch Mark Zero, si respira profumo di casa Porsche, un coupé elettrico con un'autonomia di 500 km, tre motori elettrici da 150 kW e soprattutto una capacità di ricarica davvero molto molto veloce. Sembra una vecchia Zagato, la Ford Ansari 311 GT, e ne ha tutto il fascino. Mentre la Ital Design, orfana dei Giugiaro ma diretta dal bravissimo Filippo Perini, presenta una berlina. Sempre liste d'attesa lunghissime per le fascinose Morgan. Anche qui a Ginevra le prenotazioni fioccano, ma la produzione è sempre limitata. Aspetto degli anni 30, motori modernissimi, telaio a metà. Bellissime. Le mole di Umberto Palermo diventano due. Ispano-Suiza Carmen lascia il segno per il suo design sopra le righe, linee ispirate alla Xenia del 1938. Già prevista la produzione di 19 esemplari, propulsione elettrica, prezzo 1,5 milioni di euro. Sbarro, il costruttore calabrese emigrato in Svizzera, presenta le solite cose un po' fantasiose, straordinarie, ispirate al passato, auto o provocatorie o per collezionisti un po' estrosi, comunque sempre divertenti. Infine sono una vera chicca, le mini rifatte dalla David Brown. Tante novità, tanto elettrico, ma sarà davvero il futuro che ci aspetta? Lo scopriremo solo vivendo.